Ragazzi, questa è andata di solo, non lo vedo! Non basta, mi amo!
Come on.
saluta a San Francesco di Paola. Viva San Francesco! Sta dirigendo.
what it is. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori.
casa, siamo a casa. Thank you.
tutto il gruppo di One Spot, non potrebbe essere. E ora e poi quando mi share? Quando mi share io non ti so. San Francesco per essere profeta di pace nella Chiesa e nella società del suo tempo, dona a noi di godere sempre di questo dono e per l'intercessione e la guida della Vergine Maria, Regina della Pace, fa che lavoriamo senza mai stancarci per promuovere la giustizia che garantisce una pace autentica e duratura per Cristo nostro Signore. Invochiamo ora la benedizione di Dio per l'intercessione del nostro Padre San Francesco su di noi e in particolare su questa nostra comunità parrocchiale. Chinate il capo per la benedizione. Dio Padre che nutre per tutti pensieri di pace e non di afflizione, vi doni la gioia della sua pace. Gesù Cristo che è venuto nel mondo ad instaurare il suo regno di giustizia e di pace, vi conceda di entrarvi a farne parte. Lo Spirito Santo, inviato per la nostra santificazione, vi ispiri sempre propositi di pace. E su tutti voi che volete compiere opere di pace, sulla nostra parrocchia e sulle nostre famiglie, scenda per intercessione di San Francesco di Paola, la benedizione di Dio Onnipotente. Padre e Figlio e Spirito Santo,
Viva! Viva San Francesco! Thank you.
nominato. Se domani ti chiederanno chi sono gli imbuttaturi, tu diglielo. Sono coloro che ti possono raccontare una storia d'amore tra padre e figlio, talmente preziosa che la proteggono durante ogni processione, perché loro hanno il pregio di continuare una tradizione, perché per molti sarà solo una statua, ma per loro è un modo di tenere vivo un ricordo. Ricordo d'amore di ieri e di oggi, voto silenzioso verso colui che spesso non si riesce a sentire, ma si può respirare in tutti coloro che in silenzio accompagnano una statua con nel cuore una grande promessa, buttando o no.